Una quota mortale alla democrazia partecipata sull'altare degli individualismi di velluto è stata immolata alla volontà popolare. Non usa giri di parole il sindaco di Gela, Domenico Messinese, in merito alla bocciatura in prima commissione all'Assemblea regionale siciliana del disegno di legge che sanciva il passaggio anche del comune di Gela alla città metropolitana di Catania. Per Messinese siamo vittime di un subdolo tradimento. Fregandosene della legge sostanzialmente che loro stessi hanno fatto, che il parlamentare all'altro hanno fatto, con un'interpretazione del tutto personale, hanno deciso di infischiarsene della volontà dei gelesi. Non sono con i cavilli burocratici che si applica la democrazia. C'è una grande volontà dei gelesi di affacciarsi a un territorio a loro più affini, come quello di Catania, e allontanarsi da un territorio come quello di Caltanissetta, dove in realtà negli ultimi anni, fino agli ultimi giorni, si sono avute solo contrapposizioni. Di conseguenza, questo atteggiamento della prima commissione è inspiegabile se non voler assecondare il volere dei partiti e non quello del popolo. La politica è essere a servizio della popolazione, non essere asserviti a delle lobby partitiche. Per il sindaco di Gela lo strappo tra deputazione regionale e cittadini è oramai evidente. Non ci arrenderemo noi come non si arrenderanno i gelesi, anzi, più ostacoli stanno mettendo, maggiore la forza di voler arrivare all'obiettivo. Questa ostinazione di voler a tutti i costi impedire il passaggio di Gela, Caltanissetta, la città metropolitana di Catania, è una conferma che siamo sulla strada giusta e a qualcuno, per interessi che non sono ben chiari, sicuramente un fastidio. A noi interessa fare gli interessi di molti e non quello di poco, quindi non ci arrenderemo sicuramente adesso e né domani. Dunque, sindaco, però, cosa sarà fatto per ridare la speranza a chi ha detto sì all'emigrazione a Catania? Ci sono delle vie legali da intraprendere, ci sono delle manifestazioni da poter avviare. Questo è un lavoro che faremo di concerto con i sindaci di Niscemi, Piazza Merina e di Rigo di Obea, dove già ci siamo raccordati ieri sera. Vedremo quali sono le azioni da intraprendere nel miglior modo possibile. È chiaro che la democrazia non si può far calpestare da alcuni politicanti di mestiere.